La diocesi di Włocławek è una delle più antiche diocesi della Polonia, con quasi 1000 anni di storia. La diocesi si estende dal centro al nord del paese. La capitale è Włocławek, una città con sede vescovile, la cattedrale con 600 anni di storia. Città nel 1991 è stata visitata dal Papa San Giovanni Paolo II. In questo tempio nel 1924, per il suo 23° compleanno, è stato ordinato sacerdote Stefan Wyszyński, primate polacco, in seguito chiamato il primate del millennio. La diocesi di Włocławek è soprattutto una diocesi di santi. La croce innalzata sul fiume polacco più lungo, che scorre attraverso Włocławek, commemora il martirio del beato Jerzy Popiełuszko, un sacerdote assassinato dal servizio di sicurezza comunista polacco. Nella nostra diocesi è nata e vissuta Santa Suor Faustina Kowalska, l'apostola della Divina Misericordia. Benvenuti a Głogowiec, dove si può visitare la casa nativa di Santa Faustina. In Świnice Warckie potete pregare nella chiesa, dove lei fu battezzata e ha ricevuto i sacramenti. Jezu, ufam Tobie. To projekt na udane, szczęśliwe życie dla każdej dziewczyny, każdego chłopca. Zapraszamy do świętej siostry Faustyny. Przybywajcie. In Zduńska Wola si può visitare la casa nativa e la chiesa dove è stato battezzato San Massimiliano Maria Kolbe. Święty Maksymilian zwykł mawiać, tylko miłość jest twórcza. Również święty Maksymilian czerpał siłę z modlitwy, a gdy i na nią nie starczyło mu czasu, wystarczył mu akt strzelisty, słowem Maryja. Święty Maksymilian! Siccome siete in questa regione potete visitare anche Sieradz, una delle città più antiche della Polonia, nei cui centro si trova la collegiata gotica. Wszystkich zamierzających brać udział w Światowych Dniach Młodzieży zapraszamy do Sieradza. Sieradz zaprasza na Światowych Młodzieży! A pochi chilometri da Sieradz si trova il santuario della Madonna Principessa di Sieradz a Harupia Mała. Bardzo serdecznie zapraszam, abyście mogli w tym sanktuarium umacniać wiarę, umacniać nadzieję i mieć świadomość, że każdy z nas może odegrać bardzo ważną rolę w życiu. Il paese di Sieradz offre molti più luoghi da visitare. Uno è Warta, una piccola città con le chiese storiche e il monastero dei Padri Francescani. Tuttavia, la diocesi di Włocławek non è soltanto importante per i suoi edifici religiosi. Visitando le terme di Uniejów si può godere dei benefici delle acque termali e cogliere l'occasione di visitare il castello o la chiesa con le reliquie del Beato Bogumił. Vale la pena visitare anche il pittoresco paese di Kujawy, con le terme di Ciechocinek, il monumento di Casimiro III il Grande, uno dei più grandi re polacchi, o il bosco di Gromlin, dove a un semplice pastore è apparsa la Madonna. Nelle vicinanze si trova Licheń, il secondo più grande santuario mariano della Polonia. Nella diocesi di Włocławek avrai l'opportunità unica di visitare i luoghi associati ai santi della Chiesa Cattolica. Potrai incontrare persone che hanno fede in Dio, amano la Madre di Dio, la Chiesa e il prossimo. Światowe Dni Młodzieży to nasze zadanie na dziś. Maryja jest najlepszą matką na świecie. Incontrerete qui affetto e cura. Eucharystia to miłość. Jezus to najlepszy przyjaciel. La diocesi di Włocławek, la diocesi dei santi, è un luogo dove si vive la fede, dove si può preparare l'incontro con Papa Francesco durante la giornata mondiale della gioventù a Cracovia. Jezus Chrystus zaprasza Was na Światowe Dni Młodzieży. Młodzieży!